sul tatuaggio abbiamo fatto un enorme lavoro incredibile che è venuto molto bene. C'è stata ricreata questa comunità di siberiani fuori legge che lottavano contro il regime sovietico. Importante parte della loro tradizione era il tatuaggio. È una forma di un linguaggio alternativo che sostituiva una comunicazione orale e portava attenzione delle persone da una via di comunicazione normale accettata da tutti a un circuito chiuso dove simboli diventavano unica via che poteva trasmettere l'informazione da una persona all'altra, da punto A a punto B. Ogni simbolo è come una lettera di alfabeto, non ha nessun significato, semplicemente esiste e basta. Il simbolo assume significato quando viene composto in certo modo, in certo posto, in relazione con altri simboli. Si leggono seguendo diverse forme geometriche, perché il corpo viene diviso su diverse zone, ogni zona ha il suo significato, la responsabilità per un certo momento della vita, per una certa situazione, e poi queste zone relazionano tra loro attraverso passaggio di diverse figure geometriche, per cui per leggere un tatuaggio bisognava capire la sua relazione con tutto il resto del corpo. Oggi ovviamente il mondo di tatuaggio ha subito un'invasione comportamentale molto consumista, quindi noi abbiamo tatuaggi che si fanno veloci, in fretta. Invece una volta il tatuaggio durava diversi mesi. Chi voleva tatuarsi si trasferiva nella casa di tatuatore e loro vivevano insieme come due fidanzati proprio. La realizzazione era più importante del risultato finale, perché bisognava vivere questo momento. Quindi persone quando vivevano il momento di tatuaggio, questa era l'essenza del rituale. Poi quello che dopo è una cosa che tu porti sulla pelle. Well, what Nikolai was, most of my tattoos the other day, they pretty much all say the same thing. And of course they're very religious in this, let's say, rather exotic way.